Vittoria numero 18, centrata quota 60 punti in classifica, il quinto posto è già una certezza. Domenica da incorniciare per l'Igea Virtus che supera senza particolari Patemi Nebolitana. Giornata piuttosto calda a Barcellona, ritmi inevitabilmente blandi, ma le occasioni non mancano. Giallorossi al tiro pronti via in un paio di occasioni, prima con un destro dalla distanza di Peter Resi che al quarto calcia alto. Poco prima della mezz'ora traversone di Biondo per l'inserimento di Gatto sul secondo palo, ma il suo colpo di testa è respinto sulla linea da Russo. Brivido sempre per gli ospiti sul finire di frazione quando uno scambio tra Fioretti e Cacorri permette al primo di calciare di piatto destro al limite che però esce a fil di palo. Non cambia il copione della ripresa, al 49esimo Fioretti su cross di Biondo colpisce di testa ma la sfera finisce tra le braccia del portiere. I giallorossi insistono e al 60esimo ecco il vantaggio, cross da destra di Sarcone, destra al volo di Giovanni Biondo che prima colpisce la traversa e poi insacca alle spalle di Lombardo. 1-0 è il meritato premio per gli sforzi dei padroni di casa, che in 3 minuti vanno vicini al raddoppio. Bella iniziativa di Ventre, che in aria cede a Messina, che si gira e calcia di destro, ma il tiro sorvola la traversa. Al 70esimo angolo di Ventre, colpo di testa di Ferrante, che diventa un assist per Mercai, ma in tuffo da 2 passi trova l'opposizione quasi distinto di Lombardo. Nebolitana si salva e si fa vivo 1 minuto dopo su angolo di Munard per il colpo di testa di Imparato che finisce alto. Igea non si scompone, si fa pericolosa con Biondo che calcia a fin di palo e 1 minuto dopo con Ventre, il cui potente destro al limite costringe il portiere biancazzurro alla respinta. All'84esimo gli ospiti restano anche in 10 per il rosso diretto a Pecora, espulso per reazione dopo un fallo di Biondi ammonito. Mentre sul triplice fischio Messina allarga per Biondo che va un passo dalla doppietta e il suo destro si stampa sul palo. La gara finisce qui tra gli applausi del pubblico di casa che pregusta già le emozioni della post-season.